Copia Imperia, lo denuncio in una question time, l'ho denunciato in una question time il consigliere Luca Lanteri, ma la colpa non è certamente dei gatti o di chi dà da mangiare i gatti, specifichiamo meglio, magari, assessore Gandolfo. Ma certo che no, è stato un inciso, nel senso che in un discorso più generale, ho semplicemente detto che mi è stato segnalato, peraltro da più di una persona, che nel Torrente Impero viene dato da mangiare ai gatti, c'è cioè una colonia felina, e addirittura si vedono i topi che vanno poi a mangiarsi le crocchette che lasciano il residuo. Ora, premesso che tutto si può fare, si deve fare tutto nei limiti del rispetto e della buona educazione. Quindi io pregherei poi chi anche mette le crocchette per i gatti, ed è un diritto sacrosanto mantenere una colonia felina, di però ritirare poi gli avanzi, perché questo crea dei problemi. Ma non è che sia il problema primario dell'avvento dei topi, o meglio, delle segnalazioni dei topi che si vedono in giro. Abbiamo verificato che in realtà 3 anni fa ci sono state più segnalazioni di quest'anno, per esempio. Resta il fatto che è assolutamente plausibile che, togliendo i carrellati stradali e quindi la casa naturale dei topi, dove mangiavano i residui di rifiuti e facevano i loro nidi, i topi si siano dispersi in qualche modo nell'ambiente e quindi siano assolutamente più visibili. Io approfitto per fare un appello a chi ha i proprietari di cantine, magari inutilizzate, magazzini inutilizzati, soffitte, perché sono i luoghi tipici in cui i topi vanno a nidificare. E noi non possiamo entrare a fare la deratizzazione nei luoghi privati, e lo faccio davvero, è un appello importante, perché se si lavora tutti insieme si riesce forse a sconfiggere o quantomeno a diminuire questa piaga, perché è una piaga. Detto ciò, è anche vero che noi la deratizzazione la continuiamo a fare, continuiamo a cambiare i bocconi, continuiamo, ma spesso li troviamo integri. E non perché i topi si siano abituati, perché cambiamo anche i tipi di bocconi, ma perché i topi trovano del cibo. Nel momento in cui trovano del cibo in giro, non hanno necessità di andare a infilare il muso nelle nostre cassettine nere. E questo cibo primariamente deriva dal fatto che l'organico viene spesso non messo nel mastello, ma disperso in qualche modo, o abbandonato, o cade. Per mille motivi. Dico anche che per fortuna abbiamo voluto i mastelli, perché se già con i mastelli questo problema si vede, se non avessimo avuto i mastelli ma con i sacchetti come città limitrofe, la cosa sarebbe stata decisamente peggiore. Per cui, ripeto, noi facciamo la nostra parte senz'altro. Chiedo di fare la propria parte anche ai privati, perché se non siamo insieme in sinergia, la nostra parte, il topo poi scappa dal privato e viceversa, insomma, tutto qua.